Oggi ragazzuoli vi porto alla scoperta delle migliori giocate, dei migliori momenti epici di questa stagione 2 di Fortnite. Sedetevi comodi e godetevi il video. Ecco a voi i momenti più epici di questa stagione 2 di Fortnite. Andiamo a vedere questo signore che sta giocando a Fortnite, piazza delle C4. E guardate qua la giocata della vita, signori. Le C4 che esplodono e uccidono il nemico e lui che se la ride, guardatelo. È fantastico. Questi ragazzi stavano scherzando tra di loro con un pollo e guardate che cosa è riuscito a fare. Guardate che trick che ha trovato. Può usare il jetpack all'infinito grazie all'utilizzo di un pollo. Una volta che infatti si scarica si potrà ricaricare, quindi non serve riatterrare, dato che una volta che sei sul pollo il jetpack si andrà a ricaricare. E questa cosa la puoi fare all'infinito, quindi puoi letteralmente volare per tutta la mappa. Guardate, ha praticamente attraversato l'intera mappa, raga, senza bisogno di toccare terra, solamente con l'utilizzo del jetpack. E poi una volta che il jetpack finirà i suoi utilizzi riatterrerà grazie al pollo. Questo è un ottimo modo per andare in safe, devo dire la verità. Dato che questa classifica è sui momenti epici, questa clip non poteva non esserci. Guardate che giocata che fa Ninja, che si lancia con un cannone a terra sull'elicottero e uccide il player che guidava l'elicottero. Questa, ragazzi, è una giocata non epica. Di più, merita il primo posto oggi, ve lo dico. Guardate la precisione con il quale il cannone lo punta verso l'elicottero e guardate con quanta precisione ci atterra sopra. È incredibile questa clip, raga, è assurda. Andiamo a vedere quest'altro signore invece che cosa fa con la sua macchina. Oh, non mi dire che lo prende. Oddio, l'ha lanciato via, raga. Vediamo se muore. Mamma mia che kill che ha fatto. E guardate come se la ride. Ma perché questi se la ridono? Mi fanno morire quando ridono. Ve lo dico, voglio rivederlo solo per la sua risata. Guardiamo tutti la sua risata, raga. È bellissima. Questa clip inizia con un bel danno iniziale. Slida, prende il pompa e il nemico. Oh mio Dio, come si è salvato. Non so se avete capito la scena, raga, ma questo qui si è lanciato nel vuoto non pensando completamente al danno da caduta e ha preso per caso le ruote che lo hanno salvato ed ha ucciso il nemico. Riguardiamola perché è una clip incredibile. Lui slida, cerca il nemico, non lo trova, si lancia perché lo vede di sotto. Ma non lo so che pensava nella sua testa. Cioè, nella sua testa il danno da caduta non esisteva più praticamente. Si è lanciato. Vediamo questo ragazzo che inizia con atterrare un player. Lo finisce. Arriva un'altra macchina. Finisce anche loro forse. No. Ok, si lancia con il cannone. Vediamo un po' che fa. Ragazzi, ha fatto la kill col cannone a tutti quanti, praticamente ha distrutto la macchina. Guardate ragazzi, con il cannone a terra preciso vicino alla macchina che la fa esplodere e atterra i giocatori dentro. Vediamo questa clip di questo ragazzo, non ho idea di quello che sta per fare, quindi lo andremo a scoprire insieme. Prende delle ruote, continua a saltare, usa tutte le jump che ci sono, va da un nemico che sta arrivando con la macchina, gli rompe una ruota, sale in macchina. Ma che cosa? Ma... ragazzi, perché quello stava seduto così fuori dalla macchina? Che cosa è appena successo? Mi raccomando, se questi momenti epici vi stanno piacendo, lasciate un pollice in su. Andiamo a vedere adesso la clip di questo ragazzo qui che vola via con l'auto. Ma che cosa è appena successo? Posso dire che non ho capito quello che è successo, però è stato epico lo stesso. Vediamo che cosa fa questo ragazzo, quello lì sopra che adesso è camperato, raga. Uccide il tizio? No, non lo uccide. Lancia una granata, la granata lo lancia in aria e lo uccide. Wow, già questa giocata è molto molto epica. Poi vediamo se va a prendere la vittoria reale. Ha 15 kill. Ok, no, forse non scopriremo se ha vinto oppure no, perché la clip finisce così, senza altre kill. Però era una kill epica, dai. Per i fan di Star Wars è arrivato il momento di Star Wars. Il nostro caro Nick con tutte spade laser, con tutti i personaggi di Star Wars. Guardate, guardate che cosa stanno facendo. Hanno fatto un'armata di Star Wars per affrontare tutti i nemici. Guardate che figata. E il nemico a questo punto no, a questo nemico, raga, non gli resta che ballare, perché veramente l'hanno sciolto. Questo ragazzo fa la giocata della vita. Usa una granata d'impulso per salire e con un'altra granata d'impulso lancia via i nemici che finiscono tutti nella safe. E dato che la modalità è quella senza costruzioni, non possono tornare in safe. Solo quello ci ha provato ma è stato ucciso. Gli altri sono morti dalla safe. Raga,
Ma che vittoria ha fatto? Questo ragazzo si è finto uno scagnozzo di Star Wars. Vediamo se qualche nemico andrà a cascarci. Sì, eccolo, raga, è arrivato il pollo di turno che si sta avvicinando a lui e pensa che sia uno scagnozzo. Questa cosa mi fa sempre morire, raga, quando la vedo, perché veramente i nemici o sono stupidi o non lo so. Non ci credo, raga, non ci credo, ma... Ma questi nemici sono stupidi, dai. Sono morti come due polli, raga, guardate. Hanno fatto la giocata super epica. Giocata super epica per loro. Quest'altro nemico, raga, ci regala in teoria una vittoria reale utilizzando le gomme. Andiamo un po' a vedere se sarà effettivamente così, perché sono molto curioso. Prende la ruota, la lancia verso il nemico e vediamo un po' se lo lancia giù. Signori? No, non l'ha preso. Ti prego, prendilo e lancialo via. Sì, l'ha preso! Oddio! Ha fatto la vittoria con le gomme! Ma non ci credo! Non ci voglio credere, raga, non penso sia mai successo. Quest'altro ragazzo fa volare letteralmente un camion con un colpo di spada laser. Guardate il camion che prende il volo, non lo sa nemmeno lui, infatti si ferma a guardare e poi muore addirittura, non ci credo. Ragazzuoli, ma quanto è divertente prendere le persone dai deltaplani, dai dirigibili, anzi, e lanciarle giù di prepotenza con la fiocina. È divertentissimo, raga, posso dire la verità, ne ha lanciati giù ben due. Questo ci dice che molto probabilmente è una delle sue kill più belle. Andiamola a vedere, o meglio, anzi, più divertenti, più epiche, non lo so. 47, prendono la ragnatela insieme, continuano con la ragnatela, gli fa 7 di danno, continua con il pompa, gli fa 7 e 28. Ok, bella kill, devo dire una kill epica, veramente. Un po', forse, troppo banale, però ci sta. Sempre una clip nei dirigibili, vediamo che cosa fa questo ragazzo. Prende uno scildino, prende un'arma, e che cosa fa, raga? Sale sul cannone e... Uccide un nemico, figo, ok. Ne uccide un altro? Ditemi di sì. Ne uccide un altro, raga. Ne arriva un altro ancora, oddio. Ne arriva un altro ancora, oddio. Terza kill di fila. Ma non ci credo. Questo ragazzo ha fatto la sua prima vittoria con le spade laser. Andiamola a vedere e godiamoci questa vittoria, ragazzi. Oh, scontro 1v1 con solo spade laser. Guardate, raga, si stanno scontrando e vince per pochissimo, credo. Aveva pochissima vita. Ma ce l'ha fatta, raga, complimenti a lui. Questa giocata con i carri armati andiamocela a gustare, perché, raga, sono troppo forti. Però vediamo che succede, perché non si sa mai. Gli fa 35, 35, 35 a profusione e lo schiaccia. No, lo ri... Vabbè, raga, ma gli ha fatto una mossa di wrestling col carro armato. Cioè, gli si è ribaltato sopra e l'ha ucciso, ma non ci credo. Riguardiamola perché è veramente una delle kill più epiche di questa stagione 2, raga. Credo anche la kill più bella con i carri armati, perché lo hitta due volte, poi va in retromarcia, si ribalta e lo uccide. Ecco a voi, ragazzi, un nuovo modo per fare le rotazioni. Vi basterà infatti colpire un autobus che è appena ribaltato e volerete via dalla mappa. Finirete sottoterra, continuerete a viaggiare verso l'infinito ed oltre probabilmente a 300 km/h. Ma va bene tutto. A noi piace fare queste cose, Fortnite, vero? Poi finirete anche sotto la mappa. Sì. A 3000 metri dalla mappa. Carro armato contro nemico. Vediamo un po'. Lancia il rift. Oddio, che sta succedendo? Ma perché? Ma perché volano tutti via, raga, in queste clip? Cioè, nel senso, poverino lui. Ma poverino, aveva solo preso il rift e si è ritrovato fuori dalla mappa. Ma non ci credo. Vediamo un po' quest'altro che fa una kill, signori. E poi che cosa fa? Vediamo un po'. Attenzione, mette qualche muro per coprirsi, perfetto. Si fa le meduse. E che cosa fa? Non capisco, raga, non capisco cosa ci sia di epico in questa kill. Forse lo scopriremo adesso, non lo so. So solo che sono rimasti uno contro uno, quindi vedremo un po' che cosa farà, raga, a questo punto. Si fa lo shieldone nella sua tranquillità. Se ne fa un altro, sì, meglio avere 100 di scudo. E che cosa succede? Ragazzi, non succede nulla in questa clip, vi giuro, non sto capendo. Ok, sale, prende l'altezza e poi che cosa succede? Non sto capendo, raga. Ah, ok, c'è un nemico in macchina, ragazzi. C'è letteralmente un nemico in macchina. Gli fa 600 di danno e poi muore. Ma non ci credo. Non ci credo, raga. Mi raccomando, se queste clip vi sono piaciute, lasciate un pollicione in su, codice dopo nello shop. E chiudiamo questo video con un elicottero invisibile che esplode.